Viene chiesto a Michelangelo, al meraviglioso Michele Angelo, di spostare l'obelisco neopolitano dalla fiancata della Basilica di San Pietro di fronte alla facciata. La risposta di Michelangelo è: io non ho il coraggio, potrebbe spezzarsi. E Michelangelo rifiuta. Vorrei farvi notare che se proviamo ad allineare l'obelisco alla facciata del Maderno, esce fuori da questa centratura la cupola. Allora, proviamo a centrare obelisco e cupola e ci esce fuori la facciata. E a questo punto emergono nuove domande. Questo è il risultato del progetto di Piazza San Pietro dopo il 1660, con il progetto e la realizzazione di Piazza San Pietro del Bernini. Il Bernini dichiara, fa scrivere, che la decisione di realizzare Piazza San Pietro dando quella forma è per rappresentare le braccia della Madre Chiesa. Provate a vedere un po' il viso di questa Madre Chiesa, alla barba. E nel 1600 esisteva proprio uno stile letterario della dissimulazione. Per evitare il rogo si dissimulava, si scriveva e si giustificava quello che si era fatto dando altri significati, sperando che non si messi a rogo comunque. La situazione, dopo che su ordine di Sisto V, Maderno sposta l'obelisco, è questa. C'è una fontana, un obelisco, e non è ancora stata progettata la seconda fontana che tuttora esiste. Allora, per quale motivo inserire esattamente sul secondo fuoco di questa ellisse una seconda fontana? Questa è la prima legge di Keplero che abbiamo visto poco fa. C'è ancora una cosa interessante. L'angolo che forma l'obelisco con l'apertura verso via della Conciliazione è di circa 32 gradi e mezzo a nord e 32 gradi e mezzo a sud. Una delle mie poche convinzioni, no, fino a qualche anno fa, era che ogni giorno il sole sorge ad est e tramonta a ovest. Poi ho scoperto che non è vero. Il sole sorge ad est e tramonta a ovest 2 giorni su 365 all'anno, il 21 marzo e il 21 settembre, all'equinozio di primavera e all'equinozio d'autunno. Basta. Il sole, dopo il 21 marzo, nel suo percorso verso l'estate, sorge sempre più verso nord-est e tramonta sempre più verso nord-ovest, fino ad un estremo, il 21 giugno, al solstizio d'estate. Questa distanza angolare dipende dalla latitudine su cui si trova il sito che stiamo valutando. Analogamente, al solstizio d'inverno, il 21 dicembre, il sole raggiunge il suo massimo verso sud-est. Queste sono le due colonne d'Ercole, oltre le quali Ercole non riesce a uscire. Allora, per quale motivo è stato pensato un angolo di 63 gradi circa e di apertura del coronale? Perché l'ombra che produce il sole al tramonto ai due solstizi mi crea esattamente le due porte d'ingresso alla piazza di San Pietro. Allora, stiamo parlando di
un obelisco eliopolitano che arriva dalla città del sole. Stiamo parlando di una progettazione in maniera tale che ai solstizi l'ombra mi permetta l'accesso alla piazza. Abbiamo parlato che siamo in un determinato periodo storico in cui convergono dei gesuiti che sono astronomi. E abbiamo Tommaso Campanella che rivendica la creazione della città del sole. È un caso che Piazza San Pietro sia stata disegnata da Bernini in forma ellittica con due fuochi, e ai due fuochi sia stata posizionata esattamente le due fontane. Tra l'altro, ora vi sveglio il motivo per cui l'obelisco non è allineato con la facciata, un'ipotesi per cui l'obelisco non è allineato con la facciata e contemporaneamente con la cupola. Perché se voi andate sulla cupola e cercate di fare una fotografia di San Pietro, quella foto non durerà mai dritta. Perché l'allineamento della basilica di San Pietro porta direttamente all'est degli equinozi. Mentre invece l'allineamento tra la basilica, la cupola e l'obelisco è spostato di 4 metri. Cioè, l'obelisco è stato piantato 4 metri più verso nord-est. È stato fatto tutto quel lavoro e alla fine si commette un errore di 4 metri. 4 metri corrisponde circa un grado. Circa 4 giorni dopo l'equinozio di primavera. 4 giorni dopo l'equinozio di primavera è il 25 di marzo. Il 25 di marzo per la Chiesa cattolica si festeggia l'Annunciazione della Vergine. Il 25 di marzo era l'incarnazione di Horus in Iside. Ho detto che Tommaso Campanella nel 1633 è costretto a fuggire da Roma. Fugge con l'aiuto di Papa Urbano VIII. E la storia non è finita qui per Tommaso Campanella e il tentativo di realizzare la città del sole. Passo la parola a Robert. Grazie Sandro. Devo spiegare che prima la lingua italiana non era la lingua maternale. La lingua maternale sono quattro lingue. Sono nato in Egitto, nella nostra casa si parlava il francese, mi hanno mandato a una scuola inglese, naturalmente si parlava l'arabo in Egitto, allora quando vado a parlare in italiano penso in francese, lo metto in inglese e dopo viene in italiano. Allora, se faccio sbagli c'è Sandro che mi va a aiutare. La cosa importante a capire qui è l'ambiente
insegnante di lingua. E il la fortuna è che a questo momento